dei preferiti del mese di agosto. Sono riuscita a farlo proprio agli inizi di agosto e sono contenta perché, per la verità, questo mese ho da farvi vedere moltissimi prodotti di make-up. Sapete quello che sto utilizzando per il viso? Diciamo adesso come linea solare sono le creme che utilizzo abitualmente adesso che fa caldo. Quindi se non per il corpo non ho avuto modo di provare tantissimi prodotti, se non quelli che già vi ho mostrato mano a mano. Quindi andiamo subito perché questa volta ci sono molti prodotti e secondo me d'estate è il momento adatto per provare tantissime cose, sia di make-up che per quanto riguarda sia l'abbronzatura, sia il viso, sia dei prodotti che poi portandosi fuori in viaggio, e vi mostrerò anche il beauty che sto preparando per la partenza, quello che secondo me è utile provare e quindi poi dopo far proprio durante l'anno o comunque subito rientrati dalle vacanze. Allora, prima di tutto, per quanto riguarda il viso, finalmente posso dire, sicuramente chi mi seguirà sia su Facebook sia su Instagram, sapete che ho quasi portato a termine la doppia pulizia della linea di Sensai. Eccola qui e finalmente posso dire che sono rientrati nei miei prodotti preferiti di agosto. Dico questo perché secondo me i prodotti vanno provati veramente bene. Questi erano usciti a maggio, ma ho avuto la fortuna di averli qualche mese prima per poterli provare. Quindi poi dopo consigliarli, spiegarli alla scuola e vedere anche le consistenze se comunque facessero al caso mio. Bene, allora devo dirvi la verità che per quanto riguarda, infatti vedete qui c'è la data di quando ho iniziato ad utilizzare il prodotto, questo a gennaio e quindi vedete durano 6 mesi, io li utilizzo mattina e sera e alcune volte anche solo di sera perché poi la mattina utilizzo altri detergenti e vi posso garantire che per esempio lo step 2, il facial wash, mi piace moltissimo perché esce praticamente sotto formula di mousse morbida per il viso, quasi come se fosse una schiuma per i capelli. Quindi d'estate è un gesto molto pratico, comodo, però rispetto ad altre mousse che poi vi parlerò, che sto utilizzando, personalmente mi lascia il viso veramente ben idratato. Basta proprio un'erogazione, quindi un push, e ne esce una quantità veramente giusta per tutto il viso e il collo e lascia la pelle molto morbida. Mentre il balm all'inizio, diciamo, mi era piaciuto moltissimo, a lungo andare ho visto che non solo non mi lascia la pelle ben idratata rispetto all'olio, allo step numero 1, però personalmente ne devo utilizzare molto molto in più per struccare sia dal trucco che dalle impurità. Mentre, diciamo, l'olio basta un push, chi lo conosce sa che è all'erogatore, quindi un push mi strucca perfettamente bene, già mi idrata. Questo devo dire che lo trovo un po' asciutto, quindi mi è piaciuto, però ecco, finita la stagione, finito il prodotto, non lo ricomprerei e poi ve ne parlerò nei miei prodotti terminati. Questo per quanto riguarda la pulizia che finalmente posso dire che mi sono realmente piaciuti. Subito dopo, questa diciamo nel periodo estivo, ancora non vi ho fatto un video sui miei profumi, però un poco alla volta ve ne sto parlando. Questo mese è il preferito di Chance della linea di Chanel, la versione Eau Fraîche. Allora, questa è un'essenza fresca, a base di cedro, del patchouli, ambrato e del vetiver. Per me già il nome è tutto un programma perché la chance è un'opportunità da cogliere che ti dà la vita. Quindi essere al momento giusto nel posto giusto. E quando io personalmente indosso questa fragranza, che poi la uso prettamente d'estate con il caldo, mi dà una carica e un'energia immensa e mi dà la forza di affrontare una giornata anche quando diciamo, mi sveglio che sono un po' scocciata, non so se vi capita qualche mattina di svegliarsi già un po' scocciati o qualcosa che non è andato, diciamo, non è andata bene la sera prima e uno si sveglia già la mattina un po' scocciati e quindi questo mi dà la carica e la giusta energia per affrontare bene una giornata. A testa alta e quasi qualsiasi cosa succede, io ho in mano il mondo. Quindi ecco, questo per me
è chance o fresh. Quindi quando lo faccio poi sentire, sprigiono una carica frizzante di energia positiva e devo dire una fragranza stravenduta. Passiamo al make-up. Ho moltissimi prodotti di smalti che ho potuto provare e che sono diventati i miei preferiti, però ancora prima vi mostro due palette della linea di Lancôme Hypnose che sono diventati i miei preferiti in assoluto in questi ultimi mesi, tra cui nel mese di poi di agosto. Ecco qui. Allora, prima di tutto DR2 Mons Mookie, eccolo qua. Con i grigi, vorrei dirvi che ho fatto anche un tutorial con questi e lo volevo caricare proprio a giorni prima di mostrarvi questo video dei miei preferiti, però quando sono andato, diciamo, a caricarlo ho avuto dei problemi non solo con YouTube, ma l'audio non si sentiva bene perché il microfono era troppo basso, quindi abbiate un po' di pazienza perché ho registrato dei tutorial, tra cui anche questo, che prossimamente vedrete. Non diciamo, forse non subito, ma subito appena rientro dalle vacanze ve lo caricherò. L'altro è il D4 Lumière d'Azur, voi l'avete visto perché ho fatto un altro tutorial, poi vi metterò il link con occhi da cerbiatta e sono le mie due palette preferite in assoluto rispetto anche ad altre di cui vi ho raccontato e ne abbiamo già parlato che mi piacciono moltissimo. Queste della linea di Lancôme sono praticamente delle palette molto scriventi, pigmentate, resistenti anche applicando un primer sotto e la particolarità è che il loro colore non svanisce durante la giornata. Molti ombretti voi li applicate sulle palpebre, sugli occhi e dopo un po' già non avete più nulla. Non è detto che è dovuto dal primer o dalla base che si utilizza. Molte volte è proprio il pigmento stesso che, tra virgolette, uso questo termine per farvi capire, svolazza via. Questo io vi posso garantire assolutamente no. Quindi mi sono piaciuti moltissimo, ce ne sono di tanti altri colori, ma sicuramente questi due sono tra i miei preferiti in assoluto. Subito dopo, questo mese è diventato il mio prodotto preferito la CC Super Defense della linea di Clinique nella colorazione Medium Deep. Ve l'ho mostrata anche ultimamente, cioè proprio all'inizio quando è uscito. Eccolo qui, questo è il colore, lo applico un po' sul dorso così lo potete vedere. Eccolo qua. E la sto utilizzando perfettamente da quando è arrivata, agli inizi di luglio. Allora, mi piace moltissimo perché? Perché corregge l'irregolarità donando alla pelle un effetto radioso. In più ne esalta la luminosità e corregge se ci sono delle discromie. Trovo che rispetto a una BB è più, diciamo, doppia come consistenza, quindi deve uniformare meglio, però trovo che forse, secondo il mio modesto parere, è stato sbagliato un po' il lancio del prodotto, perché innanzitutto è una protezione 30 e questo fino a qui ci siamo. La trovo un po' più ricca di consistenza rispetto alla BB, quindi con il caldo eccessivo, veramente, anche questa che può sembrare sottile, ma vi posso garantire rispetto alla BB, sempre di Clinique, è un po' più doppia. La si sente sul viso e con tutta la cipria comunque dopo un po' il viso trasuda e si lucida. Sicuramente è molto idratante, la particolarità è che è anche antietà perché la linea Super Defense inizia anche un concetto di antietà. Quindi forse l'avrei rimandata a settembre quando fa quel caldo, ma non è quel caldo eccessivo. Sicuramente secondo me sarebbe andata bene, però devo dire che essendo stata di Clinique è stato un successo, infatti è andata benissimo. E devo dire che come prodotto di Clinique mi piace molto, quindi veramente è nei miei preferiti e ve la consiglio. Ecco, ora diciamo vi mostro quello che in questo mese mi è piaciuto di più in assoluto. Eccoli qui, poi mi avete chiesto un video a parte, ve lo farò, perché questi sono solo una parte, eccoli qua, dei miei smalti preferiti di questo mese. Allora, prima di tutto vi devo dire che questi due della linea di Guerlain, la linea lingerie degli smalti, mi sono piaciuti da morire. E quando posto le foto mi chiedete sempre qual è questo lucido che per esempio ho sulle unghie, sullo smalto. Allora, questa è la base che sto utilizzando già da un mesetto e vedete è ancora piena, che rende già l'unghia ultra lucida e brillante e fa durare molto di più proprio la tenuta dello smalto, la base protettiva.
In più isola proprio l'unghia dallo smalto e quindi dall'ingiallimento del colore, quindi del pigmento dello smalto. Mentre la base Top Coat, che ora diciamo è un po' la moda e la tendenza delle basi gel, non solo creano tra virgolette un ispessimento dello smalto, quindi sembra un effetto proprio colata di gel, ma questa in particolar modo, anche più per esempio della linea di Dior che l'ho utilizzata, ma questa mi piace veramente da morire e la consiglio a chiunque. Vedete già vabbè un dito che ho consumato. Ed è quella che sto utilizzando veramente da quando è uscita su tutti i miei smalti, che quando posto le foto su Instagram e su Facebook mi chiedete sempre quanto è lucido il tuo smalto, qual è il top coat che stai utilizzando. Ragazzi, il mio segreto è questo e ve lo trasmetto. Quindi per me sono prodotti eccezionali. Per quanto riguarda gli smalti, vabbè, non vi posso negare che diciamo tra i miei preferiti di questo mese ci sono i due di Dior che avete già visto dell'estate 2013, Capellin e Creole. Eccoli qua. Non può mancare questo della linea di Zoya che mi piace veramente da morire, e infatti eccolo qui, di nuovo che l'ho applicato, l'ho messo, mi piace veramente tantissimo, anche perché già con una passata è talmente pigmentato che non ce n'è bisogno di fare due passate, colora istantaneamente. Idem anche quelli di Dior che hanno un colore vivo, puro, veramente veramente bellissimo. E poi mi sono piaciuti moltissimo questi della linea che già da questo già esiste dall'anno scorso, però quest'anno l'ho rivalutato moltissimo, il fucsia della linea di Yves Saint Laurent. C'è bisogno di due passate, però è un colore veramente molto brillante, è un'ottima tenuta, mi piace moltissimo. Quello della linea di Givenchy della Croiserie, ecco qui, della primavera estate, questo colore di glicine intenso. Mi è piaciuto molto perché ha anche un'ottima resistenza, sicuramente due passate perché la prima risulta un po' trasparente, pieno di colore però risulta trasparente. E poi mi piace questo della linea di Diego Dalla Palma che avevo preso l'anno scorso nella collezione nuova primavera estate, potrebbe essere similare diciamo a Zoya o comunque a quello di Dior, però mi piacciono molto d'estate questi colori e quindi questi risultano tra i miei colori preferiti. E devo dire che anche Diego Dalla Palma ha un'ottima resistenza rispetto ad altri che si scheggiano già dopo neanche un giorno. Devo dire che questi mi piacciono da morire, sia come pigmenti, sia come intensità e brillantezza di colori, e nonché per la loro tenuta. In più, l'ultima cosa che ho provato e che mi sento di consigliarvi, questo prodotto che ho preso in farmacia della linea Anti-Stax, che è uno spray per alleggerire le gambe, per sentirle meno gonfie. Questa è una broom in gel, che io applico durante la giornata, adesso che porto sempre i pantaloncini corti o le gonne o comunque i pinocchietti, durante la giornata quando sono al negozio, perché comunque stando in piedi tutta la giornata il caldo ne risente tantissimo, cioè le gambe ne risentono tantissimo, e questo mi sta aiutando moltissimo. Quindi mi sento di promuoverlo nei miei prodotti preferiti, di darvi un consiglio in più, perché non è un medicinale ma tranquillamente lo potete utilizzare, e portarlo con voi in borsa perché è comodo, è una comoda bomboletta. Quindi questo è della linea Anti-Stax e devo dire mi trovo molto bene. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, che abbiate notato un po' di prodotti se ove mai non li conosceste da poterli provare. Sono curiosa di sapere quali sono i vostri del mese preferito di luglio, cioè i vostri prodotti preferiti del mese di luglio, e soprattutto fatemi sapere, perché sapete che io ci tengo ai vostri consigli e sono curiosa di provare anche prodotti non di quelli che io ho nel mio negozio. Io vi lascio e vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao ragazze!